tre delle protagoniste di Uomini e Donne sono andate incontro ad un grosso cambiamento negli ultimi anni, tanto da apparire irriconoscibili. Uomini e Donne, il dating show di successo di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, dà alle persone la possibilità di trovare il vero amore, in un contesto di spettacolo e intrattenimento. Sono tanti i volti che, in questi ultimi 20 anni e oltre, si sono susseguiti davanti alle telecamere. In molti hanno conosciuto davvero la loro anima gemella, altri ne hanno solo provato l'ebbrezza, altri ancora non sono riusciti a raggiungere l'obiettivo. Ma ciò che più ha dato Uomini e Donne ai concorrenti è stata la notorietà. Ida Platano, Roberta Di Padua e Cristina Tenuta, com'erano le regine di Uomini e Donne prima della fama? Ida Platano, Roberta Di Padua e Cristina Tenuta sono le tre dame che più spiccano nel parterre del trono over di Uomini e Donne e, proprio per essere state al centro dello studio e delle trame più coinvolgenti, sono ormai delle VIP a tutti gli effetti. E come tali sono spesso sotto la lente di ingrandimento del gossip. Le tre protagoniste hanno sempre catturato l'attenzione del pubblico, non solo per le loro personalità, ma anche per la loro evoluzione estetica nel corso degli anni. Esse rappresentano tre esempi di donne che non hanno mai temuto di affrontare le critiche, portando avanti la loro trasformazione personale con determinazione e senza esitazioni. La Platano, con il suo sorriso radioso e la bellezza mediterranea, è riuscita a mantenere una certa coerenza nel suo aspetto nel corso degli anni. Pur essendo da sempre apprezzata per la sua freschezza naturale, Ida ha scelto di apportare piccoli ritocchi per mantenere il suo fascino senza tempo. La sua vera passione, tuttavia, è la trasformazione dei capelli. Essendo una professionista del settore, non smette mai di sorprendere i suoi fan con look innovativi e di grande impatto. Che siano lunghe onde, tagli corti o colori audaci, la Platano sa come mantenere alta l'attenzione su di sé. Cristina Tenuta è la più recente delle tre ad essere entrata nel programma, avendo fatto il suo debutto nel 2022. La sua bellezza naturale ha subito alcune modifiche che, secondo molti, rappresentano un valore aggiunto alla sua immagine. Guardando le foto di qualche anno fa, è evidente che ha scelto di ricorrere a piccoli interventi estetici per perfezionare i suoi tratti. Lei stessa ha confessato a Maria De Filippi di aver fatto qualche aggiustamento, quando è stata criticata da Barbara De Santi. Questa sincerità ha contribuito a rafforzare il suo rapporto con il pubblico, che apprezza la sua onestà e il suo desiderio di miglioramento personale. Roberta Di Padua, tra le tre, è forse quella che ha subito i cambiamenti più significativi. Negli anni, il suo volto ha acquisito nuove sfumature grazie agli interventi estetici che la diretta interessata ha sempre ammesso con grande franchezza. Le differenze tra le foto del passato e quelle odierne sono sorprendenti, e testimoniano un percorso di trasformazione che va oltre l'aspetto fisico. Roberta non ha mai nascosto di voler migliorare il suo aspetto, rimanendo sempre una figura di grande fascino.